Ciao amici di Gravel Inside, guardate un po' dove sono. Questa qui è la Basso Palta, la bicicletta che Basso ha preparato per chi ama il gravel, ma il gravel neanche troppo passeggiato, quello anche un po' agonistico, come abbiamo visto stanno iniziando le prime gare. Questa bicicletta è fenomenale, ragazzi, ha una geometria fantastica, perché è vero che è una geometria meno endurance rispetto alla Terra, per esempio, che avevamo provato un po' di tempo fa, trovate il link, adesso ve lo segnaliamo, ma in questa configurazione, come potete vedere, con le gomme Pirelli cinturato da 40 mm, è una bicicletta che si adatta perfettamente a questo tipo di terreno con foglie anche un po' umide, un po' morbido, tenuta perfetta. Abbiamo fatto un bel giro e devo dire è una bicicletta veramente fantastica. Come potete vedere, il telaio è interamente in fibra di carbonio, un monoscocca, la linea del tubo superiore prosegue nei foderi posteriori, a ulteriore conferma del comfort che garantisce questa bicicletta qui. In questa configurazione qui è montata con monocorona, ma potete vedere che ci sono anche i supporti per poter montare un eventuale cambio. In questo caso noi abbiamo un gruppo Rival di SRAM versione elettronica, quindi comandato wireless direttamente dalle leve del freno. E che dire, questo qui è un cambio posteriore, il pacco pignoni arriva fino a 42 denti, davanti è 40 denti, quindi addirittura è una demultiplica. Per chi ha dubbi sul monocorona, possiamo dire che in questa configurazione qua noi ci siamo divertiti. Come vedete, io non sono neanche in formissima, eppure non ho avuto problemi ad arrampicarmi un po' dappertutto. Certo, i muretti in qualche caso non si riescono a fare, e se si vogliono fare salite un po' più estreme, probabilmente la doppia multiplica è ancora la scelta migliore. Però in questa configurazione qui c'è un 10 come ultimo rapporto posteriore, come ultimo pignone, quindi ce n'è abbastanza per divertirsi anche in discesa, insomma. Quindi è una bicicletta che vi consigliamo, ovviamente, ma questa qui è dedicata soprattutto a chi vuole fare un gravel divertendosi e perché no, anche qualche gara. Ma soprattutto c'è anche un'altra cosa: considerata la geometria di questo telaio qua, basterebbe cambiare le ruote, le gomme basterebbero, ma insomma, ecco, quando uno ha una bicicletta così, noi consigliamo sempre di avere una doppia coppia di ruote, anche per emergenza, ma con un'altra coppia di ruote con gomme molto più sottili, magari da 28 o 30 mm, perfettamente slick, questa bicicletta qua diventa perfetta per l'asfalto, una bicicletta da corsa che non ha niente da invidiare, o molto poco, insomma, alle biciclette più corsaiole dedicate proprio alle uscite su strada in bicicletta da corsa. Il manubrio, possiamo vedere, è firmato Basso, è molto molto allargato dietro, insomma è una in basso, offre una posizione molto comoda anche quando si pedala in posizione più aerodinamica. Perché? Perché in questa bicicletta qua ci siamo trovati parecchie volte a voler afferrare il manubrio in basso, perché come potete vedere il tubo di sterzo è abbastanza alto, l'impostazione è gravel ovviamente, e in questo modo, essendo un po' rialzato, quando si cerca una posizione un po' più aerodinamica si va più con naturalezza verso la presa bassa del manubrio, quella che con la bicicletta da corsa si raggiunge molto più raramente, perché insomma diventa più faticosa e più appunto corsaiola. Tra le particolarità della Palta che vale la pena di segnalare, anche il sistema di bloccaggio del reggisella, si chiama 3B Clamp, e in questa versione seconda, diciamo, prevede 3 viti di bloccaggio e un incavo nello stelo del reggisella stesso, che evita qualsiasi torsione per la sella e la tiene perfettamente in linea. Il sistema integrato prevede anche una soluzione antivibrazione che torna comoda nella guida sullo sconnesso. Come vedete, poi lo svettamento del reggisella assicura anche un ulteriore comfort in più. Paradigma è il nome dell'attacco manubrio realizzato per la Palta. Al suo interno scorrono i cavi di comando e gli spessori ne seguono perfettamente la forma. Possono essere tolti senza smontare i cavi. Il coperchietto di protezione di plastica nasconde le brugole per la regolazione dello sterzo e il bloccaggio dell'attacco. Ecco, noi adesso proseguiamo il nostro giro in gravel.